truffa più particolare, più divertente che ti è capitata tra le mani? Me sono capitate un paio. Una bellissima, perché secondo me lui, si chiamava Vincenzo, è paragonabile a Totò. Cioè lui è riuscito a vendere qualsiasi cosa, dalla fontana, altro che Fontana di Trevi. Lui girava in questa situazione, immaginate, si apre la porta e arriva un vescovo, col vestito da vescovo, l'anello da vescovo, le movenze da vescovo, il modo e la capacità di linguaggio di un vescovo, con la scorta e la macchina targata CD, Città del Vaticano. Quindi tu dici, ammazza, c'è un vescovo. Lui non faceva altro che attirare la gente, era la gente che gli chiedeva i favori, non era lui che gli diceva hai bisogno di un posto di lavoro? Hai bisogno di una casa? Sei senza casa? Ci penso io, no, erano le persone che dicevano, dato che lei è vescovo, perché noi in Italia abbiamo questa cultura che ci dobbiamo arrangiare, dato che lei è vescovo, non è che può dare una mano a mio figlio che è senza lavoro? E lui diceva, signore, non c'è problema, parli con il mio assistente, 5.000 euro, e gli trovava il posto, ok? Faceva le zone, un giorno stava a Genova, un giorno stava a Sasso Marconi, un altro giorno stava a Milano e poi è sparito in Svizzera e l'hanno beccato con 3 milioni e mezzo di euro in contanti il vescovo e ti dava la benedizione, l'hanno beccata alla dogana che faceva così e i finanzieri hanno detto pim, manette. Lui era geniale. Un genio. Un genio, sì.